Ciao Federico, buon pomeriggio e Ciao, ciao Ale, grazie. come stai? Grazie per essere qui. Sto bene, tu? Bene, Allora, il tema di oggi, l'idea, da quando è un po' vaga a quando poi si inizia a strutturare, che processo creativo deve vivere, no? L'idea. Ho scelto questo argomento con te perché ricordo circa 2 anni fa, quando ci siamo conosciuti a un corso, se non erro, avevi un po' le idee. personal branding. Sì, esattamente, quello fatto con il comune di Padova. E adesso ho scoperto tu sei riuscito ad aprire una tua attività, una tua impresa. Quindi ci piacerebbe conoscere un po' la tua storia e come si è evoluta. Ti farò qualche domanda. La prima è questa: di Sì. cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di Allora, mi occupo sostanzialmente di progettazione 3D, computer grafica e nell'atto di prototipazione del prodotto, cioè faccio un progetto virtuale al computer di un oggetto, disegnandolo e alla fine cerco di sviluppare quell'oggetto tramite l'ausilio di stampanti 3D. Che non sono altro che sono strumenti che vengono programmati da un computer e alla fine ottieni un oggetto vero e proprio, reale. Ok, interessante. Ricordo che mi dicesti che vedevi in questa idea qualcosa di potenziale, no? Sia per il mondo, la società che si stava un po' evolvendo e stava sempre più utilizzando queste stampanti, un po' perché la tua passione nei confronti della creatività era Sì, molto elevata. anche nell'informatica. E dopodiché ho preso un orientamento più, possiamo dire, più creativo e artistico, perché alla fine è sempre disegnare, però approcciandosi a un computer. Il vantaggio di questi strumenti, che sono accessibili, non sono difficilissimi da usare e hanno un grande potenziale, anche che non conosciamo. Ok, inizialmente avevi le idee un po' vaghe, come si sono pian piano poi più strutturate? Quali sono state le tappe che tu hai attraversato? Ah, prima di tutto la curiosità, cioè la prima stampante 3D l'ho vista a una fiera 5 anni fa e dopodiché mi sono informato e ho fatto anche dei corsi di formazione e ho visto che la cosa anche mi piaceva, ho fatto anche dei tirocini dopo che ho potuto consolidare le mie esperienze e alla fine sono arrivato ad aprire un'attività legata a questo. Quali erano le tue iniziali paure, difficoltà nell'approcciarti a questo avviamento di impresa? Possono essere un enorme di motivi, ma prima di tutto la paura proprio di aprire un'attività, essendo una responsabilità prima di tutto, qualcosa anche da mantenere, perché è una spesa continua e sostenere. E prima riuscire a far que prima aver chiaro come rimanere in piedi. E poi dopodiché all'inizio sei surclassato da migliaia di dubbi che alla fine svengono e alcuni ti accrescono anche. In che senso svengono e ti accrescono? Cosa ti è Ah, accaduto? volevo dire, molti si dissolvono durante il tempo perché il primo impatto è quello che ti taglia un po' le gambe, possiamo dire. Certo. E cosa ti ha aiutato a far questo? Ci piacerebbe Ah, conoscere, sapere. soprattutto parlare della mia idea.
E infatti parlavo prima dell'incubatore anche perché ho fatto un lungo, cioè non lunghissimo, però un bel periodo all'interno degli incubatori di imprese di Rovigo, dove che ho potuto anche non solo fare un business plan in ambito tecnico, imparare un po' la cultura di impresa, ma anche riuscire a esternare quello che alla fine vuoi fare. Ok, prima hai parlato di... Vai. Sì, sì, prima di tutto è capire quello che vuoi fare e come farlo. Ok, benissimo. Questo è sicuramente uno dei primi passi da fare, da svolgere, che tu hai scoperto un po' con il tempo, facendo dei corsi, incuriosendoti un po'. Però una volta che avevi capito che quella era la tua strada, molte cose non le conoscevi, come si poteva sviluppare un'idea, come si poteva creare un business plan, come si poteva mantenere un'attività. E da ciò che ho capito, l'incubatore ti ha aiutato molto in questo. Che cos'è un incubatore? Incubatore di imprese essenzialmente è un'attività che dà supporto, dà consulenza specialistica e ti dà tutti gli strumenti per avviare un'attività, dalla consulenza di un commercialista a conoscere i marchi, che tipo di spese dovrai sostenere, la ragione giuridica che puoi scegliere, in base all'attività che hai, e viene indirizzato in maniera abbastanza un'idea abbastanza, come posso dire, sicura anche. Sì, più sicura, più valida anche rispetto a... Sì, anche perché prima di fare ovviamente bisogna conoscere e capire anche che ci sono anche diverse strade e non solo aprire un'attività andando dal commercialista e aprendo la partita IVA. Serve comunque una... cioè, se è la prima volta che si fa una cosa del genere, secondo me è bene essere seguiti. Ok, sì, sono d'accordissimo. Anche perché essere seguiti ci dà anche un senso di più sicurezza, no? Il fatto che qualcuno sì, ci stia... Sì, ti indicano la strada migliore da seguire. Chiaro, quando... Ed è essenziale se non si ha esperienza in ambito imprenditoriale. Certo, questa esperienza in questo incubatore sociale, incubatore di impresa, sì. Di cui poi magari dopo ci dai il nome, lo aggiungo nella didascalia. Questa esperienza, cosa ti ha fatto provare a livello proprio emotivo? Cosa ti ha fatto pensare di diverso rispetto a prima? Mi ha fatto pensare, cioè, prima di tutto, mi ha fatto aprire nuovi orizzonti avere una visione diversa da essere come ero prima. Avevo solo l'esperienza da dipendente e seguivo e seguivo quello che mi veniva detto. Adesso è il contrario, devo io sapere quello che devo fare. Certo. Nessuno mi dice quello, oltre all'interfacciarsi con il cliente, alla fine sono io in prima linea. Ok, certo. È un lavoro da dipendente che comunque adesso stai continuando un po' a fare finché parte totalmente la tua idea. Perché questo? Perché? Perché comunque, essendo, avendomi avviato ancora da un anno, non ho ancora una sostenibilità anche personale. Sono riuscito ai primi anni a ripagare i debiti, sostenere le prime spese, e sono veramente alte. Ci arrivi anche con, non dico con grande difficoltà, però con grande impegno. Certo, sono d'accordo. Perché stai facendo questa pazzia? Raccontaci un po', insomma, hai aperto un'impresa con questo, Paolo, ma perché? È dire sì o no a un'opportunità.
E avendo avuto questa opportunità, avendo avuto una borsa di studio per l'avvio d'impresa e avendo tutti gli strumenti a disposizione, sei lì a dire sì o no, e quindi dopo sta là in quel giorno scegliere o meno di farlo. Dopodiché adesso è un grande peso che mi sto portando dietro, però per il momento non me ne sto pentendo. Perché cosa stai provando? Cos'è che ti dice che non ti stai pentendo? No, non mi sto pentendo, perché comunque è un'esperienza nuova. Mm-hmm. Creo anche esperienze nuove che mi stanno anche crescendo personalmente. E è un peso perché è una responsabilità da portare. Certo. E puoi decidere di non pagarti, però non puoi decidere di non pagare le tasse o fornitori o quello. Quindi ci sono anche delle priorità da seguire. Chiaro, sono d'accordo, però continuando su questa strada, con questa visione a lungo termine, io ti auguro il meglio, perché sono sicuro arriverà continuando a percorrere queste strade, continuando a coinvolgere gente. Io ti ho notato sin dal primo giorno che ci hai conosciuto 2 anni fa, eri così curioso, intraprendente, e questa curiosità e intraprendenza tua, vedi, ti ha già dato dei buoni risultati. Ti auguro, insomma, di non tutto è bello, ovviamente, perché come ho già detto, è un peso, una scelta da fare, e comunque bisogna lottare tutti i giorni. Certo, è una lotta che comunque dà delle bellissime emozioni, ci lotto anche io ogni giorno, e chissà quanta gente, ma io penso a volte che le emozioni forti che si provano, la soddisfazione di vedere delle persone contente, grazie quanto è la, quanto quello è la soddisfazione, che quanta è la i momenti di difficoltà anche. Sì, sono d'accordo. Ed è bello anche perché in quei momenti lì di difficoltà si riesce ad imparare come venirne fuori, e quell'abilità di riuscire a risolvere dei problemi, che è un'abilità molto, molto vicina all'uso della creatività, cioè il creare delle nuove soluzioni, nuove idee per venire fuori dai problemi, sì, aiuta la creatività a fare. Questa abilità è da applicarla poi nella vita di tutti i giorni. Questo è quello che io vedo. Sì, ma anche soprattutto nel mio lavoro, la creatività non è tanto l'ambito estetico di un prodotto, ma è la creazione di una soluzione per quel prodotto, anche nel livello produttivo, di per sé si spazia, nel mondo del 3D si spazia veramente alla grande, quindi non tutte le soluzioni sono uguali o congruenti, quindi bisogna trovare anche nuove strade. Chiaro, sono d'accordo, questo vale nella vita come anche nei prodotti artistici, i prodotti che uno crea a livello personale. E come dice De Bono, ma non solo, molti studiosi della creatività, una cosa creativa è un prodotto che è utile, non solo è bello, deve essere utile a qualcuno, alla società, poi se è anche bello, ben venga, insomma. Allora, io ti ringrazio per questa intervista, ci hai dato spunto soprattutto sull'incubatore, io credo che sia stato questo uno dei fulcri più fondamentali, e puoi darci il nome dell'incubatore? Il T2I, Trasferimento Tecnologico e Innovazione di Rovigo, cioè dove che ho avviato, però è un incubatore presente in quattro parti del Veneto: Rovigo, Verona, Treviso e Oderto. Molto Okay. interessante per tutti, anche perché cioè è una società cooperativa sviluppata dalle Camere di Commercio del Veneto, e dà molto valore alla formazione, fa molti corsi, soprattutto nell'ambito di nuova imprenditoria, corsi di innovazione tecnologica, di personal branding, marketing, e soprattutto nell'ambito innovativo.
Ok. Dopodiché, qua in Veneto ce ne sono diversi, come Age Farm, il parco scientifico a Padova, e Vega Venezia, Certo. quindi. Ho pensato che una fase del processo creativo di Wallace richiede proprio questo momento di incubazione, cioè il momento in cui, una volta che si sono raccolte le informazioni, si è analizzato un po' tutto ciò che serve per realizzare un'idea, per metterla in incubazione, cioè in una fase di pausa in cui l'idea poi si arricchisce di tutto, di persone, di altre idee, di altri spunti. Per cui, ecco, mi auguro che chi ci sta ascoltando possa mettere in incubazione la propria idea e farsi contagiare così come hai fatto tu per dare avvio ad un'impresa e realizzarsi nella vita. Capo, consiglio anche di passare a Padova, TechStation, anche Ok. là, anche loro, diamo all'interno è un co-working di professionisti, gente appassionata alla tecnologia, si organizzano corsi in ambito del coding e ognuno, anche là ci supportiamo, raccontiamo le nostre idee alla vicenda e anche diamo supporto a chi si vuole buttare in questo mondo. Ok, ti ringrazio. Poi dopo mi dai precisamente i nomi e li inserisco nel link dei commenti del video. Ti salutiamo. Bocca al lupo per tutto e buona Ciao Ale, creatività e buona grazie. realizzazione. Ciao Federico, a presto. Ciao.